Buonasera, gentili telespettatori, e ben ritrovati per questo 35esimo appuntamento con RTC Catanzaro Sport, la trasmissione di approfondimento sulle vicende delle aquile giallorosse che va in onda ogni lunedì con inizio alle ore 21. Come sempre siamo in onda in TV, sul web, sul canale YouTube di RTC e da quest'anno, grande novità, siamo presenti anche in radio. Ha dimostrato tutto il suo valore il Catanzaro nel corso del primo tempo, siglando l'1-0 con Van de Putte, festeggiando in tal senso il 50° gol in campionato della formazione giallorossa. Nella seconda frazione di gioco, poi, una vera e propria metamorfosi, con l'11 catanzarese che ha accusato un netto calo fisico, non riuscendo mai a ripartire e lasciando campo al Como, che nel giro di appena 5 minuti ha ribaltato il risultato, anche se per la formazione di casa fa discutere la rete annullata di Antonini proprio sul filo di lana dell'extra time per un fuorigioco dello stesso, questione di centimetri, ma che il VAR ha comunque convalidato. Squillano già i telefoni, per cui prima di addentrarci in quelli che saranno i temi di questa serata, ricordo a tutti i telespettatori il numero per prenotarsi ed intervenire per esprimere le loro opinioni, ovvero 347-0101-568, ripeto 347-0101-568, ricordando agli stessi che potranno intervenire anche inviando messaggi tramite WhatsApp al numero 347-4510-582, ripeto WhatsApp 347-4510-582. Bene, dopo aver salutato i miei compagni di viaggio, Fabio Migliaccio ed Alberto Scerbo, vado a dare il benvenuto, anzi il bentornato, al collega Antonio Ciampa, redattore del Quotidiano del Sud, al quale chiedo subito se è definitivamente svanito il sogno promozione diretta, ovvero il secondo posto. Sì, innanzitutto buonasera e grazie per l'invito. Beh sì, purtroppo sì, il sogno promozione diretta è svanita, era appunto un sogno, era di difficilissima realizzazione, però insomma l'abbiamo accarezzato, l'ha accarezzato il Catanzaro con la vittoria fuori casa a Parma, che è stata una vittoria spettacolare. Poi insomma ecco, questo rovescio contro il Como un poco ha fatto tornare un po' tutti quanti con i piedi per terra. Ci sta, per carità, lo dicevo, era un sogno quasi irrealizzabile, l'abbiamo in qualche maniera accarezzato per qualche giorno. Adesso ci siamo un po' tutti quanti svegliati, adesso bisogna con calma, con serenità affrontare queste ultime 6 partite e poi i playoff. Alberto. Ma sai, il sogno c'è sempre stato, in fondo nel cuore dei tifosi. C'era a maggior ragione dopo la vittoria col Parma, però abbiamo visto che la Serie B veramente può succedere in Serie B di tutto. Il Catanzaro, io devo dire che insomma, non è che abbia demeritato così tanto, la differenza è stata nel fatto che in quei 5 minuti tutte le occasioni che il Como ha avuto le ha appunto sfruttate, il Catanzaro è rimasto un po' sulle gambe nel secondo tempo e non è riuscito a riprendersi. Però anche lì, negli ultimi 10 minuti, abbiamo dato dimostrazione di saper giocare, di chiudere il Como nella propria difesa. Comunque sì, è stata una partita divertente, è stata una bella partita. Il Catanzaro ha dimostrato che tra le grandi ci sta benissimo, però insomma, il sogno, ha ragione Antonio, il sogno era un sogno, si poteva. Se si fosse vinto col Como forse si poteva anche sperare, ma a noi quello che interessa soprattutto è rimanere nella zona playoff e E giocarci il playoff e disputare giocarcela al meglio. un sogno quindi che non potrà diventare realtà, anche se la matematica. Sì, no, condivido. Io non penso che il Catanzaro abbia, non dico neanche avesse, perché comunque è presente la possibilità di competere con le prime quattro, l'abbiamo detto tante volte. Qualche classifica mette in evidenza che il Catanzaro cala nel secondo tempo, però dobbiamo anche comprendere quali sostituzioni fanno le squadre avversarie, parlo di quelle di alta classifica, e quale facciamo noi. Quindi forse addirittura il fatto di aver accarezzato il sogno potrebbe avere anche delle conseguenze negative, mi Certo. auguro di no, perché il Catanzaro sta facendo un campionato straordinario. Io ho sempre detto che è la prima, tra virgolette, tra le normali, e quindi è opportuno che già
da domenica o sabato, venerdì, scusatemi, non so quando, si ritorni a quello che è il nostro obiettivo, cioè un quinto posto che ci permetta di entrare di diritto nei playoff. Beh, riscaldiamo subito i motori e prego la regia di mandare il fermo immagine proprio sull'azione del fuorigioco. Iniziamo quindi dalla fine, un vero, diciamo, ha lasciato un po' tutti storditi, tutti noi eravamo presenti al Ceravolo, i 12.000 spettatori. E vi chiedo un vostro parere sulla rete annullata di Antonini su segnalazione del guardarini, però confermata dal VAR. Vi chiedo in particolare se, dopo aver guardato le immagini, se può la tecnologia attuale lasciare il pur minimo dubbio, Antonio. Beh, purtroppo no, io sinceramente, in tutta onestà, insomma, se ne sta parlando ormai ininterrottamente da 48 ore, forse anche di più, di questi centimetri che mancano, sono in più rispetto alla posizione di Antonini. A mio parere il fuorigioco c'è, è di pochi centimetri, ma c'è. Brava la terna arbitrale a rendersene conto. È un gran peccato, naturalmente, è un gran peccato, perché tra l'altro sarebbe entrato nella piccola storia del Catanzaro, no? Insomma, non si vede mai un gol così fatto, con il cross del portiere e il gol del centrale difensivo. Però, insomma, ecco, in tutta onestà, il fuorigioco mi sembra esserci, c'è poco da dire, poi insomma bisogna dire le cose come stanno, è andata così. Lo vogliamo rimettere, regia, il commento di Alberto. Beh, qui c'è questo cross che viene da Fulignati da destra e Antonini che in realtà la prende di spalla e la mette in porta. Allo stadio sembrava regolare, perché ovviamente siamo tutti, come dire, siamo saltati in aria inneggiando al pareggio. In realtà, vedendola poi al rallentatore, vedendo le immagini, fermo immagine, onestamente, purtroppo con le regole che ci sono in questo momento, sembrerebbe proprio fuori gioco, anche se veramente di pochi centimetri. No, se posso aggiungere, proprio alla luce di questa immagine, no, c'è stata un po' di confusione, perché si vede appunto l'ultimo giocatore della fila che sembra effettivamente essere qualche centimetro più avanti rispetto a Antonini. Qualcuno ha interpretato quell'ultimo giocatore come un giocatore del Como, invece si tratta di Emmello, e quindi ancora di più, insomma, si capisce come in realtà Antonini sia in fuorigioco. E se poi vogliamo dirla tutta, sono ben tre i calciatori in fuorigioco. Devo dire che un amico che era a casa, che non è riuscita a venire allo stadio, ha immediatamente mandato un'email, un messaggio dicendo di 10 centimetri ma è fuori gioco, purtroppo. E in realtà è così. Purtroppo la regola è questa, non è una bella regola, non ci piace, non mi piace onestamente, perché veramente altera il gioco del calcio, ma in questo momento è questa la regola e purtroppo dobbiamo prenderne atto. Allora, dicevo, Fabio, la tecnologia può lasciare il pur minimo dubbio. Tu mi pare che anche fuori onda commentavamo. No, io sono tra quelli che era stato fuorviato dalla posizione di quel giocatore che pensavo fosse un calciatore del Como. Mi ha convinto proprio Antonio, invece ha specificato. Mi ha convinto Antonio dicendomi che si trattava di Emmello. A quel punto sì, non c'è nessun giocatore del Como che tiene in gioco Antonini, la regola è questa, va bene così, insomma. Poi può anche non piacere, ci sono tante regole che non piacciono, però non dobbiamo fare l'errore che fanno in tanti di confondere la regola che vige con quella del buonsenso. In questo momento la regola che vige è altra, quindi ce ne dobbiamo fare una ragione. Allora, abbiamo visto e verificato anche grazie alla regia con fermo immagine. Allora io vi chiedo, Antonio, come spieghi questa trasformazione del Catanzaro tra il primo e il secondo tempo? Cosa che già assistiamo a parecchi incontri, vedi per esempio Reggiana, vedi Modena, anche col pareggio col Palermo, Sud Tirolo, insomma. Sconfitta col Brescia in casa. Guarda, secondo me ogni partita naturalmente ha una genesi e anche un risultato differente. Io vedo un tratto comune rispetto all'ultimo mese del Catanzaro.
Tra l'altro, tra le righe, secondo me lo dice anche, lo fa capire anche Vivarini, e quando Vivarini dice il Catanzaro ha necessità di andare sempre al 110% per essere all'altezza di queste squadre molto forti, secondo me vuole dire che, insomma, una cosa che abbiamo detto tutti, no? Che il Catanzaro non è attrezzato così come possono essere il Como, il Venezia, la Cremonese, il Parma, e quindi deve metterci quel qualcosa in più. Nel momento in cui quel qualcosa in più a livello di attenzione o anche a livello fisico viene meno, e allora il Catanzaro mostra dei limiti, e secondo me è esattamente quello che è successo col Como. Io ho fatto questa analisi, a mio parere il Catanzaro prima della sosta, ricorderete, ha giocato due partite contro Reggiana e Brescia, sono state due partite molto sofferte, molto sofferenti, in cui abbiamo visto un Catanzaro molto sofferto, poi c'è stata la sosta, secondo me la sosta ha in qualche modo ricaricato le batterie e si è andata a Parma pur soffrendo, come è normale che sia, però il Catanzaro ha dimostrato di essere un Catanzaro abbastanza tonico. Ora secondo me è ritornato un attimino di difficoltà, secondo me la questione è prettamente fisica, atletica, ma non voglio dire fisica, nel senso che praticamente il Catanzaro ha un dispendio di energie nervose terribile per riuscire a mantenere questo standard. Nel momento in cui magari in qualche modo cala questo grado di attenzione, ecco che il Catanzaro, insomma, in qualche modo soffre, e secondo me è quello che sta succedendo. E ti rubo due secondi per dire questo: a mio parere, insomma, adesso c'è uno spartiacque, no? Insomma, il Catanzaro ha 11 punti di vantaggio sulla zona, sull'ultimo posto. Valido. E secondo me a questo punto, è un mio parere, poi naturalmente condivisibile o meno, ma queste ultime 6 partite, insomma, se si facesse un po' più di turnover, secondo me male non farebbe, perché insomma il Catanzaro in questo momento ha bisogno, molti giocatori del Catanzaro hanno bisogno di rifiatare, e a questo punto arrivare quinto o sesti cambia veramente pochissimo. Quindi io mi sentirei di dire che, insomma, è arrivato il momento di fare rifiatare qualche giocatore. Sei d'accordo, Fabio? Sono d'accordo sul principio, in pratica però non mi sembra che ci sia questa grande possibilità. Io purtroppo l'ho detto a bassa voce, perché forse è ingeneroso nei confronti di qualcuno, però c'è un divario, secondo me, netto tra chi gioca e gioca di più e tra chi gioca di meno, quindi non è facile. Capisco che in via di principio sarebbe opportuno, specialmente in qualche gara un po' meno ardua, però abbiamo visto che le sostituzioni a volte vengono definite tardive, a volte inappropriate. Forse la verità è che Van de Put, Iemmello, Biasci, non lo so, Petriccione, Ghion, che non c'è, valgono di più di qualcun altro che sta giocando meno. Se posso permettermi, sono assolutamente d'accordo, è chiaro, insomma, è quello che dicevo prima, la rosa del Catanzaro non permette grandi voli pindarici, però è anche vero che nel momento in cui magari riesci in ogni singola partita a mettere gli 8-9 punti saldi, e poi magari quei due giocatori che a rotazione che ti consentono un minimo di respiro per due titolari, ecco, secondo me è fattibile. Anche perché, ribadisco quello che ho detto prima, se poi alla fine magari in queste ultime 6 partite si perde qualche partita in più, ma poi alla fine ne cambia poco, insomma, si arriva sesti, male che si va, insomma, è difficile. Sempre al preliminare, sì, in appunto, caso. È difficile, insomma, andare ancora più giù rispetto al sesto posto, almeno per come la vedo io, vista la distanza che in questo momento c'è. Quindi io è un tentativo che onestamente farei. Lo faresti tu, Alberto? Ma guarda, non lo dico la verità, non lo so, anche perché io sono anche dell'avviso che c'è una differenza tra chi entra in campo come titolare e chi appunto sostituisce i titolari in corso di partita. Noi l'abbiamo visto sulle fasce, cioè sulle fasce sostituire Situm o Van de Put non è una cosa semplice. Si può sostituire l'esterno più avanzato, si può mettere D'Andrea, ma al posto di Van de Put, togliere Van de Put e mettere chi? Gioca da una parte Stop, da una parte D'Andrea? Non lo so, io non penso che sia una soluzione molto praticabile. E per quanto riguarda la partita di sabato, io vorrei però far presente una cosa. A parte il fatto che Catanzaro non ha demeritato affatto, cioè non è che ha dimostrato di essere inferiore al Como, è anche vero che dall'altra parte c'è una squadra che ha una struttura, una rosa straordinaria, cioè è entrato in campo, le sostituzioni del secondo tempo, è entrato in campo Baselli, che non vorrei dire, penso abbia fatto 10 campionati di Serie A, cioè non è entrato l'ultimo arrivato. Quelli che erano
in campo quel Strefezza, Cutrone, D'Acugna e Gabrielloni, penso che insieme questo, quattro... Certo, lo vedremo dopo, anche Barba insieme a Baselli. No, ma no, valgono tutta la nostra squadra. Certo. Io ho scritto stamattina, compreso il magazziniere, l'addetto all'attrezzatura, non so, quelli alla manutenzione del campo. Cioè, voglio dire, siamo su livelli diversi. E nonostante tutto, il Catanzaro ha fatto la sua partita e se l'avesse pareggiato non avrebbe rubato nulla. Però Antonio, alla luce di questo, resta il rammarico dei parecchi punti persi che ora incidono sulla classifica. Staremo qui a fare altri discorsi. Beh sì, però è un po' quello che ci siamo detti da sempre, no? Insomma sì, probabilmente si è perso qualche punto, però poi magari insomma non era pensabile che il campionato del Catanzaro fosse addirittura migliore di questo. Cioè secondo me veramente il Catanzaro sta facendo, come diceva giustamente Alberto, un campionato al di sopra di ogni aspettativa. Insomma è appunto, va a vincere a Parma, gioca alla pari con il Como, con la Cremonese, con il Venezia, con tutte le squadre che valgono 4-5 volte la rosa del Catanzaro, quindi insomma c'è poco da dire. Insomma è chiaro che sì, magari qualche punto si è perso, però insomma è normale che sia così. Insomma non è pensabile che il Catanzaro potesse fare lo stesso campionato che ha fatto l'anno scorso in Serie C. Non ne ha la forza, non ne ha la capacità, non ne ha lo spessore tattico, non ne ha lo spessore tecnico per farlo. Insomma diciamoci le cose come stanno. Il Catanzaro è una bellissima squadra, gioca bene, ma insomma i giocatori non sono all'altezza di quelli delle squadre più forti. Comunque sono tanti e tanti i messaggi che stiamo ricevendo, non solo dall'Italia, anche dall'estero. E ne andiamo a leggere qualcuno, Fabio? Sì, ce ne sono tantissimi che, come dire, di lagnanze per l'arbitraggio di sabato. Noi abbiamo espresso un po' il nostro parere. Qualcuno dice che anche il gol del secondo, non vorrei confondermi, in cui Cutrone la rimette dentro, dice la palla era già uscita, quindi al di là del fuorigioco ci si lamenta anche di altro. Però ci sono tantissimi messaggi di telespettatori che parlano di quello di cui ci stiamo interessando, cioè la difficoltà del Catanzaro di reggere il ritmo per 90 minuti, e quindi i punti sono un po' i soliti, cioè è possibile fare qualche, quello un po' che diceva Antonio, qualche cambio anche a livello tattico in difesa, oppure cercare di recuperare un po' di fisicità in mezzo al campo. Insomma, è un po' un discorso che ci trasciniamo dall'inizio del campionato. Quello che dobbiamo rimarcare è quello che avete fatto voi, che il Catanzaro quinto in campionato non se l'aspettava praticamente nessuno. Insomma. Sul cambio tattico della difesa? Cambio tattico, questa è, è una vecchia questione. Insomma, Vivarini c'ha 1000, 2000 meriti, ha tantissime bravo, insomma tantissime capacità, e però insomma è abbastanza schematico. Insomma l'abbiamo visto, lui considera in quest'annata il Catanzaro migliore che quello che schiera domenicalmente, non vede, e peraltro fa anche bene, perché insomma i risultati gli danno ampiamente ragione, non vede possibilità di cambi tattici in corsa, e quindi forse anche superfluo parlarne. Io mi permetto soltanto di dire, continuo a dirlo per carità, è nei fatti che insomma Vivarini si gira in panchina e non vede i Baselli, i Barba o chissà chi, che insomma vede Roberts del Como. Però insomma voglio dire anche, che ne so, il Miranda di turno, Vivarini ha sempre speso parole molto positive su questo ragazzo. Oggi io ho fatto un piccolo resoconto sul mio giornale, insomma ha giocato 6 spezzoni di gara, 100 minuti in tutto, insomma mi sembra un po' poco, voglio dire, forse non so se merita qualcosa in più, e probabilmente anche qualcun altro, ora non lo so, ribadisco, poi è il campo sempre a parlare, il campo sta parlando molto chiaramente, però insomma a me mi piacerebbe anche in queste ultime 6 partite vedere qualche altra cosa. Raffaele Caruso dice: oggi all'allenamento Ghion e Petriccione hanno fatto faville, penso che con loro due, questa squadra, vedremo un Catanzaro scintillante. Possibile. Questo forse potrebbe essere la novità del me piacciono tutti e due. Volevi aggiungere qualcosa? No, due cose. Una cosa così sul discorso tattico. Penso, se non ricordo male, in una delle conferenze stampa Vivarini ha avuto, insomma, come dire, ha detto in maniera chiara che quest'anno si è posto il problema di lavorare sul non possesso.
Perché in realtà l'anno scorso non c'era nessun motivo, le squadre avversarie non arrivavano sotto porta, vincevamo al primo tempo, segnavamo 2-3 gol e si vedeva che in qualunque momento eravamo in grado di segnare. Per cui in realtà si è costruita questa squadra anche nella fase difensiva, strada facendo, e nonostante tutto siamo quinti. L'altro elemento, ma questo non polemico assolutamente, ma proprio come caratteristica, se avessimo preso Antonini all'inizio del campionato, certo, beh, forse qualcosa, qualche gol in meno l'avremmo preso e forse qualche gol in più l'avremmo fatto. Perché curiosamente Antonini in 8 partite ha segnato 3 gol. 4 con quella di... E stava, il pareggio stava arrivando. Quindi voglio dire, insomma, questo qui è con leggero dispiacere. Salvo da Milano dice: Vivarini deve fare i cambi prima. Beh, diciamo che... La diciamo per ma, come la scrive, ma qualsiasi cosa si può dire, sì, poi però ci confrontiamo con quelli che sono i risultati. Allora, cioè, insomma, voglio dire, i risultati parlano di un Catanzaro quinto, sì, con 52 sì, punti. Sì, sì. Insomma, che cosa secondo me dire? Quello che dobbiamo rimarcare è che il Catanzaro quinto non c'è, ma appunto, cioè, voglio dire, anch'io onestamente rimango per dirtene una, confesso pubblicamente questa cosa. Parma Catanzaro a mezz'ora dalla fine Vivarini caccia IML e Petriccione, dico sono impazzito lui, perché insomma in una partita così difficile togliere i due giocatori di maggiore esperienza e di maggior peso dal campo, alla fine vince 2-0, nulla da dire, ha ragione lui tutta la vita, cioè voglio dire, poi è lui che sa meglio di chiunque altro quello che deve fare. Se avessimo pareggiato avremmo fatto altri discorsi, sì, ma siccome non abbiamo pareggiato ha ragione lui. Con l'aiuto della grafica andiamo a vedere i risultati, ricordandovi che si giocava la 32esima giornata, che poi era la 13esima di ritorno. Ad Ascoli e Venezia 0-0, a Bari Cremonese batte Bari 2-1, a Brescia batte Pisa 3-1, a Catanzaro Como batte Catanzaro 2-1, a Piacenza Camponeutro, Feralpisalò e Cosenza 2-2, a Palermo e Sampdoria 2-2, a Reggio Emilia Cittadella batte Reggiana 2-0, alla Spezia e Lecco 1-1, a Bolzano su Sudutirolo e Parma 0-0 e infine a Terni, Ternana e Modena 0-0, per una classifica che vede Parma 66, Como 61, Cremonese 59, Venezia 58, Catanzaro 52, Palermo 50, Brescia 45, Sampdoria penalizzata di 2 punti 44, poi ancora Cittadella 42, Pisa e Reggiana 40, Sudtirolo e Modena 39, Spezia e Cosenza 35, poi Bari sempre 35, Ternana 33, Ascoli 32, Feralpisalò 31, chiude il Lecco con 23 punti. Bene, e ora andiamo, abbiamo una telefonata, pronto, buonasera. Sì, salve, buonasera. Prego. Maurizio. Prego. Può andare. Allora, niente, io volevo dire che ho ascoltato un attimino quello che avete detto. Secondo me Vivarini sta facendo i miracoli. Mm-hmm. Poi volevo dire due cose sugli under. Non è una polemica, è solamente un ragionamento che volevo fare con voi. Secondo me... Vivarini sta facendo anche un discorso di fare minutaggio ed esperienza ai giovani che abbiamo preso. Naturalmente non possono avere l'esperienza che hanno altri giocatori. Quindi secondo me Vivarini, già avendo fatto i miracoli che ha fatto, poi si giocherà tutto nei playoff, dove secondo me vedremo dei correttivi. Questo è il mio pensiero. Bene, perché per esempio, e chiudo, un ragazzo magari come Veroli che, diciamolo francamente, viene fatto giocare per fare esperienza, però è normale che, come si è visto in tante situazioni, come nel gol di Gabrielloni, se l'è fatto sfuggire, quindi là si tratta di, diciamo, di individualità, purtroppo il ragazzino quello è. Quindi secondo me poi nei playoff, dove Vivarini si giocherà tutto, secondo me vedremo la formazione migliore in difesa, che se voi penso che siete d'accordo, non lo so se Antonio Ciampa è d'accordo, non si può fare a meno di lasciare
Brighenzio Scognanello per fare posto a Veroli, quindi Brighenzi, Scognanello, Antonini e Situm nei playoff dovrebbero essere la formazione titolare. Avremo poi per il resto diciamo che la formazione rimane obbligata, e certo, quindi, certo. Però naturalmente bisogna far fare minutaggio e in modo sì che la società faccia caso. È stato anche questo il ragionamento della società, giusto? Lo vedremo, quello che lei ha detto lo discuteremo con gli amici. Vuole magari qualcuno rispondere. Senz'altro. Allora, grazie e buonasera. Dobbiamo dare la risposta al telespettatore. Guarda Mario, io sinceramente non credo che Veroli giochi per una questione di minutaggio, credo che Veroli sia una scelta specifica di Viverini e che in qualche modo fino a questo momento gli ha dato anche ragione. Poi sul fatto che magari la disposizione difensiva con Brighenti, Antonini e Scognamillo dia maggiori garanzie, questo secondo me è anche vero, però bisogna considerare anche il fatto che Brighenti in questo periodo è infortunato. Bisogna pure considerare il fatto, quello che dicevamo prima, che insomma, voglio dire, bisogna non sempre si possono avere tutti i titolari a disposizione, quindi non lo so se poi ai playoff magari ci sarà la possibilità per Viverini di giostrare e come giostrerà. Certamente la difesa, non parlo di punti deboli, sarebbe ingiusto dirlo, però insomma la difesa è il reparto che ha creato più problemi in quest'anno magnifico comunque al Catanzaro, insomma, e quindi qualche aggiustamento, se sarà fatto, sarà ben accetto. Il tuo pensiero brevemente? Sì, sono d'accordo, ma la difesa è un punto debole perché insomma è quello che ha creato più problemi. L'anno prossimo sicuramente non sarà così debole, perché l'attenzione che metterà Viverini sulla definizione della fase difensiva sarà molto maggiore. Brevemente Fabio. Sì, le scelte secondo me di Viverini sono quelle logiche. Faccio un esempio, si parlava di Krastev, è andato via, non ha visto il campo, quindi ciò vuol dire che Viverini sta mettendo in campo quelle che sono le risorse migliori. Forse a centrocampo, con il rientro di Guion, con un po' di spazio maggiore per Pompetti e Pontisso, c'è da poter lavorare, però negli altri reparti secondo me i titolari sono quelli che stanno giocando. Bene, allora andiamo con il primo ospite esterno, è in diretta telefonica, lombardo di nascita, ha svolto quasi tutta la sua attività di calciatore in Sicilia, vestendo per 7 stagioni la maglia dell'Acragas. E poi da allenatore ha attraversato lo stretto per trasferirsi a Reggio Calabria. 15 anni da tecnico degli allievi alla primavera, allenatore della prima squadra, esordendo anche in Serie A nel marzo del 2008 a San Siro contro l'Inter. Un allenatore esperto e navigato con oltre 300 le panchine. Abbiamo il piacere di ospitare qui questa sera a RTC Catanzaro Sport mister Nevio Orlandi. Buonasera mister. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Allora mister, subito, che concetto, se di concetto si può parlare, si è fatto di questo Catanzaro a 6 giornate dal termine del campionato? Beh, insomma, comunque io direi che stia facendo un buon campionato, anche se diciamo nell'ultimo periodo i risultati un pochino sono venuti più nelle partite di trasferta che in quelle in casa, però chiaramente c'è un lavoro dietro, c'è un lavoro dietro della società che parte da lontano, col presidente noto, c'è un lavoro di gruppo di questa squadra che Viverini sta plasmando già da tempo, e quindi è una squadra che sta esprimendo anche un buon calcio. Io credo che questi risultati, che ritengo molto positivi, al di là diciamo appunto di qualche partita ultima, quella è, sia frutto di un lavoro importante dell'allenatore. Bene, allora vediamo i colleghi in studio, iniziamo dal collega Antonio Ciampa del Quotidiano. Sì, buonasera mister. Lei ha grande esperienza un po' in tutte le categorie, no? Insomma, dalla Serie A in giù le ha fatte praticamente tutte. La Serie B lo sappiamo, un campionato particolarmente, come posso dire, complicato, in cui veramente si può vincere e si può perdere contro chiunque.
Le chiedo appunto in termini di valori assoluti, insomma, mi sembra che le squadre che in questo momento sono in testa sono quelle che sono più attrezzate e il Catanzaro è subito dietro, quindi credo che abbia fatto veramente, stia facendo un autentico miracolo a poter stare in qualche modo sulla coda delle corazzate, diciamo così, o no? Volevo un suo parere a proposito. Sì, sì, ma appunto lo dicevo anche prima, sono d'accordo con lei, il lavoro di quest'anno è stato un lavoro importante, si trova a ridosso delle prime, il Parma che anche ultimamente qualche scivolone lo fa, però i 66 punti dicono tutto il valore di questa squadra, così come il Como che ha 61 punti, che però anche con la partita con Catanzaro ha sofferto, è andata sotto di un gol e poi è stata brava e capace anche a rimontare, quindi è un campionato che dà un grande merito alla società del Catanzaro. Ci sono squadre importanti nella zona di playoff, Cremonese, Venezia, Palermo, Brescia, Sampdoria stessa, quindi sono tutte squadre che sono in lizza per appunto per questa fase dei playoff eventualmente. Il Catanzaro se lo può giocare con chiunque, lo ha dimostrato sia nelle partite in trasferta sia nelle partite in casa. Quindi è una squadra che secondo me, oltre ad aver preso un buon calcio, dà merito su tutti i punti che ha in questo. Bene, Alberto Scerbo. Buonasera. Ma io una domanda volevo porre proprio sul discorso del fatto che il Catanzaro prende molti gol, anzi forse troppi gol, quindi con una difesa non proprio al massimo della condizione. Può avere influito il fatto che l'anno scorso si sia giocato un po' sul velluto e quindi la fase difensiva, forse le accortezze sulla fase difensiva erano minori e quindi quest'anno si è avuto un po' più di difficoltà? Visto che i calciatori sono poi gli stessi più o meno di quelli. Sì, forse, vabbè, ma d'altronde insomma si è partiti, io credo che si sia partiti un po' per un campionato tutto sommato tranquillo, no? Poi forse si è andati anche oltre quelle che potevano essere le aspettative iniziali. Non credo che sia sicuramente un fatto mentale, ma credo che alla fine un pochino vengono fuori i valori dei singoli, no? Quindi qualche gol preso per disattenzione, ma anche la partita col Como, cioè il secondo gol è stato preso anche, se vogliamo, con un pizzico di sfortuna, perché è una palla che è rimasta lì, vagante nell'area piccola, e questo l'ha buttata dentro. Ma questo fa parte un po' della crescita di tutto il gruppo. Credo che sia una squadra che il fatto stesso che forse ottenga più risultati fuori casa sia dovuto un pochino all'atteggiamento, no? Ma che è giusto che sia così dal mio punto di vista, visto anche l'organico e visto le caratteristiche dei vari singoli calciatori. Bene, a chiudere Fabio Migliaccio. Buonasera mister, volevo allargare un po' il discorso all'intero campionato di Serie B. Da più parti si legge che quest'anno è un torneo di livello superiore. Lei condivide questa valutazione? Certamente sì. Al di là che sempre la Serie B è stato un campionato di un'importanza tecnica e pratica, anche per caratteristiche di calciatore, ha sempre offerto, è sempre stato un campionato importante, veramente. E quest'anno ancora di più, perché ci sono squadre, appunto, come si diceva prima, Parma, il Como stesso, che diciamo, ha avuto una rimonta nel momento in cui la squadra l'ha presa. Fabregas, ma Cremonese, Palermo, Brescia, Sampdoria, tutte squadre in Venezia, tutte squadre importanti. E quindi il valore, il tasso tecnico di queste società sono di formare squadre importanti come hanno fatto. Quindi abbiamo quelle 10 squadre che sicuramente hanno alzato il tasso tecnico.
Bene. Il Catanzaro che si trova lì dentro, ma che si trova con merito, pur non avendo forse all'inizio preventivato una situazione del genere. Bene, mister, noi la ringraziamo di questa sua partecipazione qui a RTC Catanzaro Sport. Grazie perché ha sottratto dei minuti alla sua cena di lavoro. A proposito di cena, ci dica in 30 secondi, dalla cucina lombarda a quella siciliana attraverso la cucina calabrese, ci dica 30 secondi. Io sono un buon gustaio e ho avuto la fortuna di apprezzare varie cucine italiane, sicuramente quella lombarda ha il suo merito, così come quella siciliana, ma alla fine io sono residente in Calabria, quindi alla fine ho sposato appena quella calabrese. Bene, allora viva la cucina calabrese, via, facciamo così. Certamente sì, certamente sì. Grazie mister Nevio Orlandi, speriamo di sentirla qualche altra volta. Buona grazie serata e buona soprattutto serata. Buon lavoro e soprattutto la proposta, le manca la panchina in questo momento? Mi manca moltissimo e non le dico quanto perché sennò staremmo qui 2 ore a parlare. Bene, grazie, buonasera mister, buonasera. Grazie a lei. Nevio Orlandi, lo ricordiamo, a Reggio Calabria, Fabio. Eh sì, hanno fatto un personaggio che ha fatto la storia del calcio in Calabria e forse non vorrei aprire una pagina triste per gli altri, ma escluso il Catanzaro, questo è un momento un po' di profonda crisi per il calcio calabrese. Bene, allora vediamo se ci rifacciamo un po'. Andiamo ad ascoltare, finora abbiamo i pareri nostri, c'è qualche messaggio, uno o due subito? Sì, no, uno velocissimo perché sono i nostri amici irlandesi che scrivono da Galway e secondo me, io dico amici perché se non sbaglio è un gruppo di catanzaresi, di tifosi del Catanzaro, che secondo me fanno una considerazione esatta. Qualche giallo in più nel primo tempo a quelli del Como ci sarebbe potuto stare, questo avrebbe forse cambiato qualcosa, su questo sono profondamente d'accordo perché ho visto almeno 5, 6, 7 ripartenze con falli sistematici da parte del Como, molto tollerati dall'arbitro. Vorrei dire una cosa, da fonti diciamo ufficiali la valutazione sia dell'arbitro che degli assistenti è stata molto molto alta da parte degli organi federali, questo non so se consola o fa arrabbiare. Qual è? Forse hanno visto un'altra partita. No, beh, secondo me però, secondo me sta il fatto che, insomma, è un danno per il Catanzaro, però riuscire a vedere, annullare quel gol al 96esimo, dimostrando che aveva ragione, insomma, fa schizzare la valutazione. Sì, quello sì, però sulla gestione dei falli e dei cartellini sono d'accordo. Sì, sì, probabilmente qualcosa di diverso. La gestione dei falli sono d'accordo anch'io. Qualche maligno dice che Di Bello è il cocco di Rocchi, quindi bisogna riportarlo in Serie A. Di Bello è sempre quello della partita Lazio-Milan, penso una delle peggiori direzioni di gara che abbia avuto. Allora, subito andiamo ad ascoltare cosa ha detto in conferenza stampa il tecnico Vivarini, in particolare su quanto riguarda la prestazione ed il risultato. Allora, noi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo peccato nel primo tempo le ultime scelte, perché siamo arrivati benissimo nella porta avversaria, abbiamo avuto la possibilità di prendere di scappare dalla linea difensiva avversaria, eravamo anche in superiorità numerica diverse volte, però abbiamo sbagliato le ultime scelte, abbiamo perso dei palloni che magari potevamo evitare di perdere perché potevamo andare tranquillamente sul 2-0, e gestendo bene la partita, concedendo mi sembra un palo al Como, ma niente di più perché bene o male riuscivamo a tenerli abbastanza bene. Abbiamo fatto una partita, ce la siamo giocati alla pari con loro, secondo me il risultato magari non è nemmeno magari giusto perché magari almeno un pareggio lo meritavamo, però dobbiamo
dobbiamo capire, un calo di attenzione, un calo di tensione soprattutto nell'inizio del secondo tempo, perché loro poi hanno preso coraggio, hanno preso metri, ci hanno un po' chiusi troppo nella nostra metà campo. Noi eravamo un po' più fermi rispetto al primo tempo, anche in fase di possesso palla, e di conseguenza quando sei così passivo è chiaro che prendi gol, che poi i gol sono stati anche si potevano anche evitare, però quando giochi con squadre di questo livello è chiaro che se abbassi l'attenzione, se abbassi l'intensità sia nelle aggressioni e soprattutto quando ci abbiamo palla, la paghi cara, e oggi l'abbiamo pagata cara. Parlavamo prima delle ingenuità difensive e vediamo cosa ha sottolineato breve la risposta del tecnico Vivarini appunto su queste ingenuità difensive che, come dicevamo, sono spesso e volentieri capitano al Catanzaro. No, il problema non è solo col Brescia, noi abbiamo tante partite di questo tipo che a livello di prestazione siamo contenti. Siamo contenti per quello che abbiamo fatto vedere in campo, per la qualità anche del gioco espresso, siamo molto contenti. Però purtroppo abbiamo buttato via tante partite di questo tipo, perché? Perché affronti squadre che hanno un potenziale individuale molto alto e di conseguenza noi dobbiamo veramente fare le cose perfettamente. Col Brescia c'era stato il vento che aveva inciso, perché là è stata solo una questione che col vento loro hanno preso coraggio, ma noi eravamo anche in palla, poi abbiamo fatto qualche errore anche in quella partita, ma purtroppo ogni partita c'ha una storia e siamo, come si può dire, anche ingenui certe volte, perché magari con un po' più di cinismo, un po' più di cattiveria, quei gol li potevamo evitare. Oramai è successo, andiamo avanti. Di certo che il Catanzaro non ha avuto un buon approccio nella seconda frazione di gioco. A chiudere la conferenza stampa di Vivarini, vediamo cosa lo stesso ha detto appunto su questo approccio della sua squadra nel secondo tempo. È così, abbiamo fatto quello che si doveva fare. C'è un po' di rammarico, perché non riesco a spiegarmi il perché non siamo rientrati determinati nell'inizio del secondo tempo. Questo ci dobbiamo lavorare, perché purtroppo lo sappiamo, proprio in funzione di queste grandi squadre, se non sei tonico, se non sei vivo, se non c'hai entusiasmo, la perdi la partita. Questo oggi purtroppo è successo soprattutto all'inizio del secondo tempo, che loro poi chiaramente se giocano in fase offensiva, se non li fai stancare nelle pressioni, è chiaro che hanno poi qualità per metterti in difficoltà. Noi abbiamo anche retto abbastanza bene, perché comunque andiamo a vedere le occasioni da gol che hanno avuto loro, insomma oggi molto di meno anche di quelli che ha avuto il Parma, quindi di conseguenza bisogna comunque far sempre i complimenti all'avversario che hanno fatto due gol, quindi è chiaro che noi dobbiamo accettare la sconfitta e a malincuore ci si proietta sulla prossima partita. Il commento sui tre punti toccati dal tecnico. Beh sì, cominciare dall'ultimo, l'abbiamo detto, insomma questa, l'inizio della seconda, ma un po', insomma, un po' tutto il secondo tempo è un po' un calo di attenzione, ribadisco, io non escluderei anche un calo fisico, ma ci sta. Peraltro ricorderete, insomma, c'è stato un periodo in cui il Catanzaro prendeva spesso gol all'inizio delle partite, e evidentemente questo è un po' un piccolo handicap che il Catanzaro evidentemente o all'inizio della partita o all'inizio della ripresa evidentemente cala un po' di attenzione, e in Serie B si pagano. Per il resto, Mario, c'è poco da dire, le partite, lo diceva Vivarini, ogni partita ha storia a sé, insomma qualcuno ricordava anche la sconfitta con il Brescia da 2-0 a 3-2, in Serie B è così, insomma io insisto nel dire che il Catanzaro è una squadra molto forte, ma non è una squadra strutturata come potrebbe essere il Parma, come può essere la Cremonese, che per me insomma è la seconda vera favorita di questo campionato. È una squadra che gioca molto bene e che però i suoi limiti ce l'ha. Quando riesce a mascherarli vince le partite, quando purtroppo per un motivo o per un altro non riesce a mascherarli, i limiti escono fuori e magari si può anche perdere.
Fabio. Sì, aggiungo che per vincere il Catanzaro deve giocare benissimo, perché non è la squadra che butta la palla in aria, ma per uscire deve indovinare, passatemi il termine indovinare, 30 passaggi, quindi è chiaro che ci sono momenti della gara in cui questo non lo può fare, perché nessuna squadra la può fare, forse dovrebbe, un po' come ha fatto a Parma, ci sono dei momenti in cui dovrebbe mettere da parte il fioretto, giocare forse in maniera un po' più cattiva, perché noi spesso, torniamo un po' alle modalità con cui prendiamo gol, quegli incroci con diagonali fatte spesso un pochettino in maniera timida, forse bisognerebbe rischiare qualche fallo in più, qualche rudezza in più, come è stato fatto in altre occasioni, e magari in determinati contesti gestire la partita in maniera diversa. Per essere vincere una gara, il Catanzaro deve essere perfetto in tutto al 1000 per 1000. Sì, devono essere tutti tra l'altro in grandissima forma. Il fatto per esempio di poter fare cambi all'inizio del secondo tempo anche sul centrocampo, cioè lì dove si corre di più, ma non è una cosa semplice. Anche molti lo dicevano allo stadio, l'hanno detto anche successivamente. Bisognava cambiare prima e il punto è, si sta vincendo. Come fa a cambiare? Certo. In realtà cerchi di cambiare un po' più tardi possibile, però i cambi che arrivano non sono gli stessi di quelli lì, i giocatori che c'erano in campo sin dall'inizio. E, insomma, questo bisogna, di questo bisogna tener conto. Quello che è curioso, cioè quello che viene fuori è che Vivarini era veramente rammaricato, onestamente gli è dispiaciuto molto di aver perso una partita che forse non meritava di perdere e che probabilmente aveva anche preparato bene. Bene, insomma. Secondo collegamento. Nel 1982 ha debuttato come calciatore in Serie B con il Foggia prima di passare l'anno successivo al Catanzaro, poi purtroppo retrocesso al termine del campionato dopo aver disputato il nostro ospite 28 partite. Però il ritorno alla categoria superiore è immediato, in quanto il Catanzaro con lui ha vinto il successivo campionato di C1 84-85. Con la maglia giallorossa ha realizzato quasi 60, per l'esattezza 59 presenze nei due anni e ha messo a segno 4 reti. Vi ricordo la formazione: Bianchi, Destro, Cascione, Pedrazzini, in Borgia e appunto in difesa Antonio Sassarini, che abbiamo il piacere di ospitare in diretta Skype questa sera. Buonasera Antonio. Buonasera. Bene, bentrovati. Si può dire bentrovati a Catanzaro. Che cosa ti ricordi di più in 30 secondi? Che ricordo hai del Catanzaro? 30 secondi. Come raccontava lei, prima, poi il primo anno non è stato un bel campionato, perché insomma ci è andata male nonostante che avessimo una squadra forte, e mi ricordo di più l'anno successivo, quando con Giambattista Fabbri ottenemmo poi la promozione in Serie B. Quello è stato un grande campionato, lo stadio diciamo così militare, che poi è diventato Ceravolo, sempre pieno, e lì sono state delle grandi belle soddisfazioni, ricordi indimenticabili. Bene, allora passiamo all'attuale Catanzaro e lo facciamo con i nostri graditi ospiti, i giornalisti Antonio Ciampa, Alberto Scerbo e Fabio Migliaccio. Antonio Ciampa. No, innanzitutto io voglio ricordare il sinistro di Sassarini, giocava libero, ma aveva un sinistro da spettacolare. Ricordo alcune punizioni. Se non sbaglio, ha anche segnato su punizione con il Catanzaro, no? Sassarini, mi ricordi qualcosa lei? Perché mi pare di ricordare un paio di gol su punizione da parte. Sì, ma la ringrazio, il sinistro c'ha ragione. Però no, io quell'anno lì non ho mai fatto gol su punizione, da Catanzaro no. Avevo fatto altri due gol, ma con la Nocerina, il primo anno che avevo lasciato lo Spezia. E poi il derby con la Regina? Sì, ma ho fatto gol derby con la Regina, ma ho fatto gol sempre su azione. Fatto gol su calci piazzati, ma però erano tutti sempre, insomma, diciamo sempre su azione. E poi la rete del pareggio, se non sbaglio, l'hai siglata ad Arezzo, mi pare, o no? No, allora io quell'anno lì ho fatto in Serie B il gol del pareggio col Varese, in Serie B. Avevamo fatto 1-1. E poi ho fatto i gol, ho fatto una a Foggia. Ho fatto gol a Foggia su azione, ho
fatto gol in casa con Francavilla, che abbiamo fatto 1-1 a Catanzaro. Poi ho fatto gol con la Regina nel derby a Catanzaro, ho fatto gol del 4-2 su Azione. Bene, allora, questo era l'Amar Cordo di Antonio Sassarini. Vediamo all'attuale Catanzaro. Antonio Acciano. No, ricordava lei prima, insomma, della splendida annata con GB Fabbri, insomma, in cui vinceste il campionato. E allora le chiedo, insomma, non so, lei immagino stia seguendo questo campionato, c'è un filo rosso, no? Che, insomma, che è il pubblico del militare, come lei lo chiama, il pubblico del Ceravolo, che insomma nell'84 è stato trascinante e che continua ad essere trascinante anche nel 2024. Insomma, credo che questo sia uno dei veri punti di forza del Catanzaro, no? Sì, penso che nello stadio di Catanzaro quell'anno lì, soprattutto le partite spareggio, diciamo così, col Messina e col Palermo, insomma, ho ospitato 20-24 mila spettatori, che mi ricordo io. Ora vedo che lo stadio è sempre pieno, seguivo la partita, anche quella di ieri l'altro col Como, ho visto che, insomma, che c'era tanta gente. E niente, dico, io seguo questo campionato perché lo Spezia, che è la squadra della mia città in Serie B, quindi io l'ultima trasmissione a cui ho partecipato con voi è proprio Spezia Catanzaro 1-1, che è di un paio di mesi fa, quindi insomma lo seguo perché c'ho lo Spezia in Serie B anch'io, e quindi seguo anche il Catanzaro. Bene, Alberto Scerbo, visto che diceva che, insomma, aveva guardato la partita con il Como. Quei due gol presi dalla Catanzaro nella partita col Como sono errori difensivi dei singoli o proprio sono errori di della fase difensiva nel suo complesso, secondo lei? Ma io penso che il primo è stato un cross dalla sinistra dove è stato bravo Gabrielloni a anticipare il difensore. Era un po' una palla sporca, un po' una palla a metà strada tra il portiere, tra l'area piccola e il calcio di rigore. E lì, se non sono posizionati bene i difensori, la punta che arriva in corsa ha sempre la meglio. Quindi, certo, adesso andare ad accusare, insomma, così le difese. Io ho visto la difesa del Catanzaro e anche in altre partite, insomma, diciamo, non è proprio impeccabile, però ha dei giocatori che anche in fase in possesso palla sanno costruire il gioco e anche, insomma, c'è anche da dire che vanno spesso al gol sulle palle inattive, quindi diciamo che nel complesso in generale ci sono dei momenti in cui fanno delle cose fatte bene, altri momenti magari, cioè, si può sbagliare, quindi lì bisogna avere sempre molta attenzione e i gol si fanno perché l'avversario può essere più bravo di te, ma qualcosa nel difensore, qualche errore o qualche difensore, se no i gol non ci sarebbero mai. Fabio Migliaccio. Buonasera Sassarini, io mi sposto allora in avanti e faccio un po' ribalto la domanda. In quello splendido Catanzaro che giocava palla a terra, che praticava un calcio moderno, c'era Lorenzo che però a volte la palla la buttava dentro anche quando l'azione era più sporca. Forse manca questo tipo di giocatore a questo Catanzaro? Ma io per le partite, io direi che Iemmello l'ho visto proprio qui alla Spezia giocare e l'ho visto anche in altri momenti, è un giocatore intelligente, gioca molto bene con la squadra. E la differenza con Pino Lorenzo è che Pino, tutte le volte che c'era un cross in aria, era un pericolo per gli avversari e ha fatto gol in tutti i modi, era proprio, forse hanno anche una struttura diversa, è un modo di giocare, di concludere diverso. E io non è che dico che al Catanzaro manchi, perché il Catanzaro c'è anche Biasci che è un'ottima punta, e il Catanzaro, appunto, l'ho visto in fase offensiva, è una squadra che secondo me gioca molto bene, una squadra che è piacevole. Poi se possa mancare un giocatore come Raffino Lorenzo, quello voi magari lo conoscete meglio di me la squadra, ma io comunque ho molta stima. Cioè, quando vedo giocare Catanzaro veramente, cioè, mi piace come ha giocato a Parma, veramente ha giocato molto bene. Poi no, ci sono degli alti e bassi. No, chiedo scusa, la mia considerazione, perché a volte
dicevamo, il Catanzaro deve andare sempre a 1000. Quando la partita si fa un po' più sporca, forse il Catanzaro va in difficoltà. Non era questo, per specificare, che non era una critica assolutamente né a Gemmello né a Biasci. Era solo un completare il reparto giocatore più cinico. Sassarini, per concludere, a tuo parere farà un buon playoff questo Catanzaro? Ma io lo spero, insomma, sono sempre tifoso, seguo molto le partite del Catanzaro e dico che deve avere un po' più di continuità, perché è una squadra che vede fa partite buone come a Parma, poi magari accade col Como, che è un'ottima squadra, perché il Como, diciamo che a gennaio si è rinforzato e anche con Strefezza, quindi ha fatto un salto di qualità e quindi ha perso contro una squadra forte che è il Como. Ricordatevi però che ha vinto anche a Parma, che l'ho vista giocare, il Parma è una grande squadra, anche solo a livello fisico e a livello come gioco gioca molto bene, quindi Catanzaro è uscito con i 3 punti dal Tardini. Io se credo questo, che se Catanzaro deve dare più continuità ai risultati, con questo di sicuro arriverà a fare il playoff, però la Serie B, come conosciamo, è un campionato molto lungo, dove appunto bisogna sempre andare a 1000 all'ora, come diceva la persona che prima mi ha fatto la domanda, che li ospita anche lui in studio. E io credo che abbia ragione, quindi penso che la preparazione atletica alla fine la possa dire lunga sui traguardi che si vogliono, a cui si vuole ambire. Bene, posso chiedere a Sassarini se secondo lui lo Spezia si salverà senza andare play out? Ma vedo bene. Io logicamente spero anche questo, lo spero, però visto che D'Angelo ha fatto un ottimo lavoro, domenica e sabato ha buttato via 2 punti con l'ultima in classifica, perché? Perché sono quelle squadre che sono ancora sotto cura, sono ancora convalescenti, non sono guarite bene da tutto il girone d'andata che hanno fatto, che erano veramente in difficoltà, sia fisica che Jacopino, che abbiamo 10 minuti di ritardo. Io mi auguro che si possa salvare e ne ha tutta la possibilità, ha tutte le possibilità, le carte, insomma, per potersi salvare. Poi sai, questa è una speranza, poi il campo è sempre quello che decide, io me lo auguro. Bene, Antonio, noi ti ringraziamo e prima di salutarci però è doveroso da parte nostra farti gli auguri di buon compleanno. Fra due ore è il tuo compleanno, quindi tutti noi, in particolare della nostra trasmissione, della nostra emittente televisiva che ospita questa trasmissione da ben 29 anni, ti facciamo i migliori auguri. Auguri Antonio! Grazie, ma vi ringrazio, ma veramente di cuore, ma con tutto il mio cuore vi ringrazio. Tutti voi siete stati gentilissimi, è una cosa che mi fa molto piacere. Un saluto a tutti voi, vi ringrazio davvero, un abbraccio. Grazie, buonasera Sassarini. Buonasera. Alberto, Sassarini merita, perché è stato uno degli artisti. Sassarini è stato un bel giocatore, allora sì, sì. Ricordava Antonio, era il libero, quando ancora si usava il libero, ed è stato un giocatore di grande spessore, ma quella è stata tutta una squadra. Tutta una squadra, bene. Ultima parte di RTC Catanzaro Sport, allora andiamo avanti proprio con il pagellone di RTC. Ed eccoci al momento clou della serata. Perché tra l'altro c'è Antonio, quindi in questo momento mi sento sotto un professore e uno che dà i voti settimanali. Allora andiamo avanti, ci scherziamo un po' su. Fulignati 6, insomma, è sempre al centro dell'attenzione per la valutazione secondo la quale dovrebbe uscire un po' di più. Secondo me non lo so, il 6 l'ha meritato. Tra l'altro era stato artefice e assist man del pareggio 6. Bene Antonini, come al solito, sempre molto volitivo e propositivo, aveva in effetti pareggiato, quindi merita qualcosina in più rispetto a Scognamillo, che è stato positivo.
anche lui. Su Veroli un 6 di stima, perché comunque ci si aspetterebbe qualcosa in più, spesso è un po' timido, dicevamo anche sulle diagonali, a volte dovrebbe acquisire un po' di cattiveria. Scidum un ottimo primo tempo, ha comunque mantenuto la linea, quando è passato dall'altra parte per le sostituzioni, sulla nostra destra, la sinistra del Como, abbiamo sofferto. Qualche problema in mezzo al campo, Verna non alla sua altezza, 5,5, anche Petriccione, dopo Parma un'altra prova di sufficienza stiracchiata. Stesso discorso per Sunas, forse non era la sua gara, ha sofferto, ma comunque ha meritato un 6. Il migliore in campo, a mio modo di vedere, è Van de Putte, 6,5, un ottimo primo tempo, ma anche nel secondo, quando non ha potuto fare il gioco che più gli è congeniale, ha comunque mantenuto grande equilibrio e grande freddezza. Iemmello e Biasci non alla loro altezza, Biasci 6 perché comunque si è molto impegnato, Iemmello ancora sottotono 5,5. Bene, e c'è la seconda videata. La seconda videata, Donnarumma è entrata a qualche minuto dalla fine, quindi senza voto. D'Andrea un 6 di stima perché ha tentato qualche iniziativa personale. Oliveri e Pompetti sotto la sufficienza. Ambrosino, secondo me, impalpabile. Vivarini 6, un buon primo tempo, forse, come diceva il nostro telespettatore, forse qualche scelta un po' più coraggiosa, un po' più anticipata rispetto al pareggio del Como, che comunque ha indirizzato la partita verso un canovaccio favorevole agli ospiti. E qui siamo al momento clou. Il bello di questa del pagellone è che giochiamo, quindi insomma, io ho sempre detto che se noi facessimo, se mettessimo 10 persone a fare il pagellone, faremmo tutti e 10 pagelloni completamente diversi. Certo. Quindi, però io una cosa la vorrei dire, visto che sono stati dati dei 6 di stima in difesa, e allora il Verna 5,5 e gli Emmello 5,5 non ci stanno, perché per stima e stima preferirei anche il Verna 6 a Verna e 6 agli Emmello. Forse avrei messo qualcosa in meno a qualcuno della difesa, oppure se va bene così bisogna alzare il quelle. Il professore mi concede la battuta, è che Iemmello lo stimo di più e quindi no, prende qualcosa in meno, perché da Iemmello mi aspetto sempre qualcosa in più rispetto a Veroli, che sta crescendo. Ha sentito i vostri discorsi, ora deve dire la sua. No, Antonio. No, io sono peraltro, insomma, parla i voti che ho messo sul giornale, che sono più o meno identici a quelli messi da Fabio. Solo non li ho copiati, non li ho copiati. Un mezzo voto in meno Veroli, perché insomma, voglio dire, sì, il gol è un po' una sua responsabilità, è un mezzo voto in meno anche a Biasci, perché insomma non l'ho visto particolarmente pimpante, o comunque non come nelle altre partite. Poi per il resto è una partita difficile, perché poi insomma bisognerebbe mettere un voto per il primo tempo e un voto per il secondo tempo, quindi questo è difficile da partita fare. Partita difficile per i calciatori sul campo, per hai sudato anche stasera. Bene. Allora, riposate, perché ora noi andiamo con la rubrica RTC. Io l'ho vista così questa settimana, l'ospite Mimmo De Simone, lo ricordiamo, centrocampista del 2004-2005 e nel 2005-2006 66 presenze. RTC, io l'ho vista così. Ciao ragazzi, dispiace commentare questa sconfitta, ho avuto modo di vedere la partita, sinceramente. Il primo tempo il Catanzaro sembrava potesse fare un subbolcone del Como, che comunque sia è una squadra che in questo momento è tra, insieme al Catanzaro tra l'altro, è la squadra che secondo me gioca il miglior calcio della B, e dispiace onestamente commentare questa sconfitta. Spero che sia solo un passaggio a vuoto, vi auguro di fare al meglio nei prossimi turni. Un abbraccio a tutti e forza Catanzaro. Ricordo Mimmo De Simone, centrocampista del Catanzaro, e parlavamo di voti, restiamo in tema di voti, però con la rubrica RTC, la top 3, vediamo dopo la gara Catanzaro-Como a chi sono andati i 3 punti, 2 punti e 1 punto. Allora, e i 3 punti sono andati a Van de Putte, 2 punti a Scidum, 1 punto ad Antonini. Fabio? Penso che su Van de Putte non ci siano dubbi, al di là del gol è stato un ottimo primo tempo e buon secondo tempo.
E poi bisogna andare in una gara come questa, come diceva giustamente Antonio, andare a cercare un pochettino tra le pieghe della partita aspetti positivi. Scitum non si disunisce mai, quindi comunque garantisce tenuta tattica. E poi Antonini, perché secondo me comunque in questo momento è l'uomo in più per la sua irruenza, che non è solo fisica, ma mi viene da dire anche motivazionale, perché qualcun altro che subentra, l'abbiamo detto, forse non ha lo stesso spirito. E per effetto di questo punteggio andiamo a vedere la classifica. C'è una grossa novità, perché Van de Putt ha superato Iemmello, quindi Van de Putt 21, Iemmello 20, Fulignati 18, Scognamello 15 e poi tutti quanti il resto. Mi pare che una bella lotta, Alberto. Eh beh sì, soprattutto Van de Putt e Iemmello. Se Iemmello ritornasse quello di un paio di mesi fa, sarebbe veramente una grande battaglia. Ma tornerà, e tornerà con i playoff. Rispecchia un po' questa nostra top 3 la classifica, lo spirito e l'attività agonistica dei calciatori? Beh sì, direi di sì. Insomma, proprio la scorsa settimana, insomma, io ho avuto modo di fare una domanda al mister a proposito della situazione di Van de Putt. Mi spiegava il mister, insomma, Van de Putt quest'anno è chiamato anche a compiti di copertura che un poco magari lo limitano, diciamo così, in quella che è la sua propensione offensiva, però insomma continua ad essere un giocatore molto importante, un giocatore determinante, che forse ha passato un piccolo periodo di appannamento e adesso insomma il gol potrebbe averlo risvegliato, così come Iemmello ha fatto un inizio di girone di ritorno spettacolare con gol in sequenza, adesso forse sta rifiatando pure lui. Un piccolo passo indietro, se mi consenti. Prima si diceva, a proposito del collegamento con Sasserini, Fabio giustamente rimarcava l'idea di un Pino Lorenzo che manca a questa rosa, e beh, questo è un po' il, come posso dire, la cosa che abbiamo detto. Insomma, il mercato è stato di gennaio, intendo, è stato un mercato buono, perché insomma sono arrivati due ottimi giocatori come Antonini e Petriccione. Nessuno dimentichi però che insomma nelle intenzioni del mister c'era anche quello di avere un attaccante che però per vari motivi non è arrivato, quindi insomma questo per dire che la domanda di Fabio era assolutamente legittima, così come è legittimo pensare che insomma effettivamente manca un giocatore con quelle caratteristiche alla rosa del Catanzaro. Bene, allora abbiamo ancora, stasera non ci siamo fatti mancare niente, Fabio, certo. Abbiamo l'ultima diretta Skype e l'uomo dei record, l'unico dirigente del calcio italiano che è rimasto nel mondo del calcio per oltre 50 anni, 42 anni al servizio della regina, 10 anni nel Modena, transitando per Catanzaro. Queste sono le tappe di Franco Jacopino, che saluto ed abbraccio fraternamente. Buonasera Franco. Ciao Marco, ciao, buonasera a tutti voi, grazie per l'invito, un saluto agli amici tuoi abituali giornalisti che ci sono in studio e ai tuoi grandissimi e tanti telespettatori. Bene, allora io mi sacrifico e lascio spazio ai miei grandissimi ospiti, iniziando da Antonio Ciampa, redattore del Quotidiano del Sud. No, innanzitutto è un piacere rivedere Franco Jacopino, lo saluto con tanta... Si è fatti i capelli bianchi! Purtroppo, gli anni che passano, Franco. I capelli neri! Lo so. Complimenti, ti seguo molto, fai il tuo mestiere in maniera eccezionale e non è facile. Lo dici per amicizia, Franco. No, vabbè, dicevo, parliamo un poco di calcio. Allora, campionato spettacolare questo del Catanzaro, ti chiedo se te l'aspettavi in questi termini, in un campionato sempre difficile come la Serie B, che è un campionato insondabile, diciamo così. Guarda, io la conosco bene la Serie B perché l'ho fatta per tantissimi anni. Sono convinto che il Catanzaro ha vinto il campionato dell'anno scorso giocando bene, con una buona squadra tecnicamente, e in un girone difficile come il girone C della Serie C, giocare bene significa stravincerlo. Quest'anno il Catanzaro, rispetto alle 4-5 squadre, magari le 4 che sono davanti, Sampdoria, Palermo, magari che sono dietro, tecnicamente da un punto di vista individuale forse ha qualcosa in meno,
Però quando ha giocato bene, e Catanzaro anche B sta giocando bene, ha fatto il risultato. Io non, ho detto già in tempi non sospetti che era la mina vagante, rimarrà la mina vagante anche nei playoff, anche se ancora ci sono 6 partite e nella Serie B, anche se le partite diventano sempre un rebus. Io sono convinto che Catanzaro, se riesce a giocare sempre bene come fin dal primo tempo col Como, cioè, ragazzi, in B non si giochi tanto bene così, e quindi anche, diciamo, la differenza tecnica di qualche calciatore a livello individuale la copre abbastanza. Ma lo dico perché la realtà è questa. Se voi vedete giocare Catanzaro, Parma Catanzaro, dice, scusa, chi è primo in classifica, Catanzaro o il Parma? Cioè, la realtà è questa. Ma anche il primo tempo di Como, di Catanzaro Como. Cioè, se c'è una squadra che doveva fare 3 gol, il Catanzaro, è chiaro che se il Catanzaro non riesce a giocare bene, è diciamo, una differenza sul piano individuale tecnico di calciatori inferiore al Como, questo è poco ma sicuro. Per cui bisogna stare tranquilli, sereni, e affrontare questi playoff, e non lo so perché ancora sono 6 partite, e state C'è tranquilli da che... lottare, c'è da lottare ancora. Allora, Alberto Scerbo. Ma io vorrei fare due domande così veloci. Una riguarda la politica degli under del Catanzaro, cioè quello che ha fatto il Catanzaro quest'anno, secondo la convince il modo in cui è stata fatta questa gestione dei giovani. E l'altra domanda, se lei conosce, penso proprio di sì, tanto Petriccione quanto Ghion, molti si chiedono se potrebbero giocare insieme oppure no. Se sono alternativi oppure no. Ma intanto dico che il Catanzaro sta programmando bene, ha una società e una proprietà alle spalle abbastanza importante. Tenga presente che accanto al settore giovanile ha messo già un dirigente di tanta esperienza come Nazario Saulo, ha messo un dirigente che già aveva, Carmelo Moro, tra l'altro che sia anche regino, che è sicuramente all'altezza della situazione, e ha addirittura fatto scendere nel contesto un responsabile che è Massimo Bava, che per 10 anni ha fatto la fortuna del Torino, cioè di una delle squadre italiane che i giovani li fa giocare e anche bene. Quindi, da questo punto di vista è chiaro che il primo anno sui giovani bisogna lavorare. Comincia quest'anno, ci sarà Veroli, ci sarà D'Andrea, è chiaro che da lì verranno anche, cresceranno anche altri giovani. Poi, devo dire che conosco benissimo Petriccione perché è un giocatore che si era quasi perso il Crotone, però è un giocatore che ha fatto sempre la A e la B, ed è un valore aggiunto. Ghion ha fatto anche bene, un calciatore che certamente può dare quella qualità e manca. Quando hai giocatori bravi possono sempre giocare insieme, stai tranquillo. Su quello io ho avuto questo insegnamento dagli allenatori, dai miei dirigenti, e sono convinto che questa sia la terrà bene. Volevo solo aggiungere una cosa. Contesto tutti quanti voi sul gol annullato. Il gol è stato rubato al Catanzaro. No, ma lo dico con mia causa. Io ho rivisto tante volte le immagini. Bene, là il VAR ha fatto vedere e ha tracciato la linea con 2 o 3 secondi di ritardo, cioè dire, quando il portiere, va bene, non aveva calciato, non aveva colpito la palla, perché quando Fulgidi colpisce la palla, la posizione di Iemmello, di Ollaccio, comunque di un rosso del Catanzaro, di Antonini, di chiunque so fosse, era già regolare, cioè era già sanata. Quello è il punto. Bene. Ha fatto una cosa, ha rubato il gol a Catanzaro. Va bene. A chiudere brevemente perché siamo in No, ritardo, Fabio Migliaccio. brevemente non lo so, direttore, buonasera, ma non posso Buonasera. che chiederle qualcosa della prossima gara, Modena-Catanzaro, a lei che... Guarda, io conosco il Modena, seguo il Modena, li conosco tutti, anche loro l'ho visto tante volte, anche domenica, sabato scorso. Modena c'ha un grande giocatore in questo momento che in forma strepitosa, che è Palumbo in mezzo al campo, che fa anche qualche gol.
a Magnino, che è un gran giocatore, fortunatamente non c'è Gelli, che credo che dei tre era il migliore di tutti addirittura, è infortunato, dovrebbe far fuori. Davanti, se fa giocare un ragazzo straniero e Abiuso, sono due attaccanti svelti, veloci, giovani, che possono dar fastidio, altrimenti hanno difficoltà anche loro a fare gol. Saluti a tutta la tua famiglia, a te in particolare, e speriamo di sentirci qualche altra volta. Grazie, la prossima volta vengo direttamente in studio e vi saluto. Va bene. Grazie, buona serata Franco. Ciao, grazie, buona serata a tutti, grazie dell'invito. A questo punto andiamo con la videata dei marcatori del Catanzaro, e vi volevo ricordare, l'avevo anche detto in premessa, il 50° gol della formazione giallorossa. Potrei dare i numeri come te, perché la volta scorsa ho detto che il 50° sarebbe stato l'antepunto. Mi hai preceduto. Volevo fare i complimenti ad Alberto, perché ha detto la settimana scorsa, quando si parlava del 50° gol, avevo chiesto sia a te che a Fabio che agli ospiti, e Alberto Scerbo ha detto van de butto. Allora, parliamo di questa videata. Vabbè, la videata vede Iemmello a 11, vado a memoria, Biasci a 10, Van de Put si avvicina pure lui alla doppia cifra, a 8, e poi Antonini, Sunas, Verna, eccetera, eccetera. Quello che possiamo notare, e purtroppo lo ripetiamo, pochi gol da parte dei centrocampisti, e quindi forse quando gli attaccanti hanno le polveri bagnate, difficilmente il Catanzaro riesce ad arrivare al gol con i centrocampisti, ma naturalmente speriamo di essere immediatamente smentiti venerdì. Effettivamente mancano i gol del centrocampista. Mancano i gol del centrocampista, e vi do una notizia in più, una piccola chicca in più. Sappiate che su 50 gol solo 6 sono quelli arrivati dalla panchina, e solo 3 di questi 6 sono stati decisivi ai fini dei risultati. Quindi questo vuol dire che arrivano pochissimi gol dalla panchina, che è quello che più o meno abbiamo detto in tutta la trasmissione. Allora, c'è anche una nuova chicca, se possiamo dire, a proposito di chicche. Ti ringraziamo di questa tua statistica personale. E poi ne abbiamo un'altra, poi dirò sul Modena, a proposito che diceva Franco Jacopini, il Modena non vince, eccetera. E allora, pare che sia... Allora, Fabio, la notizia è già diffusa a Catanzaro sul fatto che c'è una società straniera interessante. Infatti ce lo chiede proprio Antonio da Squillaggio, perché ne ha parlato Milicchio in una trasmissione televisiva. Si parla di un fondo straniero. Allora, volevo sentire prima te. Il mio parere è di andare con i piedi di piombo. Spiegava ai nostri telespettatori, però. Cioè, filtra questa notizia secondo la quale ci sarebbe un interesse di un fondo straniero per il Catanzaro. Per rilevare il Catanzaro, perché naturalmente Noto non accetterebbe una partecipazione esterna. Io, mi perdoneranno i telespettatori, vado con i piedi di piombo per due motivi sostanziali. Uno, perché non credo alla notizia in sé, cioè questa possibilità che un fondo possa avere interesse per Catanzaro, e perché, scusatemi, mi tengo stretto Noto, perché con i fondi stranieri non sai fino a che punto ci si possa illudere, nel senso che magari grandi investimenti, poi alla prima difficoltà di ordine burocratica, voglio fare lo stadio, voglio fare il centro d'allenamento, svanisce un po' il tutto. Quindi una notizia naturalmente da monitorare, però teniamoci stretti l'attuale società. Alberto. Questa squadra è una squadra che ha questa bella caratteristica, cioè di essere forse una delle squadre che ancora mantiene questa relazione con un tempo antico del modo di essere del calcio, e quindi manteniamolo così com'è. Preferisco avere meno soldi, meno interferenze esterne, ma avere più identità, anche identità come popolazione, come popolo, come gente che si è avvicinata e si avvicina al calcio. Vediamo se qualcosa in più ce lo dice Antonio. No, io innanzitutto diciamo che la notizia è una notizia che filtra dalla scorsa settimana, è una notizia che appunto, come diceva giustamente Fabio,
vorrebbe un fantomatico fondo straniero interessato a una squadra calabrese, che potrebbe essere il Catanzaro, ma potrebbe anche non essere il club giallorosso. È una notizia che io personalmente non ho ancora raccolto, perché insomma necessita, scritta. Perché necessita naturalmente delle opportune verifiche, che in questo momento non ci sono, quindi per adesso è un semplice pur parler, non saprei cos'altro dire se non questo. Non faccio una classifica, non dico preferisco Tizio, preferisco Caio, dico soltanto che qualsiasi sia il futuro del Catanzaro, insomma, non può non tener conto di quello che è la realtà in cui viviamo, no? Insomma, io immagino che per esempio Palermo, Parma, Firenze abbiano attrattive tali da poter appunto richiedere l'interesse del fondo straniero, così come è realmente. Catanzaro, in tutta onestà, bisogna essere concreti, non credo che abbia queste attrattive, fermo restando che però insomma il seguito di pubblico del Catanzaro è un seguito di pubblico importante, quindi anch'io andrei coi piedi molto più che di piombo prima di lanciarmi in situazioni molto strane. Certo, questa società fino a questo momento ha dimostrato di saper fare per bene le cose, quindi teniamocela stretta per quello che è, poi vedremo quello che succederà, ma insomma ribadisco, non faccio classifiche di merito, voglio prima vedere se innanzitutto se è vero e poi che cosa c'è di vero. Bene, noi invece andiamo a lanciare quali saranno le gare del prossimo turno con l'aiuto della grafica, ricordandovi che si giocherà la 33esima giornata, 14esima di ritorno. Vediamo le gare: Cittadella Ascoli, Como Bari, Cosenza Palermo, Cremonese Ternana, Lecco Reggiana, Modena Catanzaro, Parma Spezia, Pisa Feral Pisalò, Sampdoria Sud Tirolo e Venezia Brescia. Prima di chiedere ad ognuno un breve parere su questo pronostico, più che altro su Modena-Catanzaro, vi ricordo che il Modena non vince dalla terza giornata di ritorno, era il 26 gennaio e la gara Modena-Parma 3-0, quindi il Modena non vince da ben 10 turni di calendario, durante i quali ha inanellato 8 pareggi e 2 sconfitte, guarda caso entrambe casalinghe, con Cremonese e Feralpisalò. A voi un commento. Beh, non è una bella notizia questa, perché se non altro per una questione di grandi numeri, prima o poi il Modena con una partita la dovrà pure vincere. Detto questo, per me è una partita molto difficile, veramente molto molto difficile, e onestamente io mi accontenterei anche di un pari, visto che è quello che dicevamo in precedenza. Il Catanzaro credo che in questo momento abbia bisogno un attimino di rifiatare, non ha poi tutta questa urgenza di vincere le partite, perché insomma la situazione in classifica è abbastanza tranquilla, quindi ribadisco, mi accontenterei di un pari e magari non mi sorprenderebbe se Vivarini cambiasse qualcosa nell'undici titolare. Fabio? Mi piace questo pragmatismo, lo faccio mio, nel senso non ha senso in questo momento sbandare su voli pindarici, un punto sarebbe un'ottima cosa, prepariamoci ai playoff, li costruiamo anche questo periodo, magari come dice Antonio, facendo giocare qualche giocatore che ha avuto meno spazio. Alberto? Ma io dico che innanzitutto, visto che ci sono state due sconfitte, non c'è due senza tre, quindi mi auguro che ci sia anche la terza. È vero, i grandi numeri significa che dopo 10 partite si può anche vincere, poi i grandi numeri possono essere anche a 11, cioè possono iniziare dalla 12. Ancora più grandi. Non voglio dire, non è che. Cioè, io devo dire che faccio affidamento su due cose. Una è la bravura di Vivarini, che onestamente l'ha sempre dimostrata, di saper preparare le partite. Penso che preparerà quella di Modena con molta attenzione. In più c'è anche il fatto che lui è molto dispiaciuto di come sono andate le cose con Como, e penso che abbia voglia di riscatto. E l'altro elemento è, secondo me, la voglia dei calciatori di dimostrare che la partita con Como è stata veramente semplicemente un inciampo. Quindi io sono fiducioso. E poi il riscatto rispetto alla sconfitta dell'andata, ricorderete la sconfitta dell'andata che insomma è stata abbastanza brutta, perché insomma è arrivata all'ultimo istante dopo un palo preso da noi, loro vanno e segnano, quindi insomma sì. Diceva giustamente Antonio, arrivare quinto o sesto vuol dire poco, perché entrambi giocheranno, però arrivando quinto è un merito in più. Sì.
E quindi vi chiedo, in concomitanza con Modena Catanzaro c'è Cosenza Palermo, Antonio, che noi dobbiamo fare su Palermo ormai. Insomma, al di là di campanilismi, no, beh, insomma, io vedo peraltro un Cosenza in grande difficoltà. Il Palermo ha da poco cambiato allenatore, vedremo quello che succederà. Non lo so, il calendario del campionato del Catanzaro è molto molto difficile. Non mi meraviglierei, non voglio fare la cellula di malaugurio, ma non mi meraviglierei se appunto il Palermo riuscisse a superare il Catanzaro, ma ribadisco, non cambierebbe niente e comunque per il Catanzaro sarebbe comunque un campionato strepitoso. Cosenza Palermo, Fabio? È una bellissima partita, ma senza ironia, nel senso che questo è un campionato, al di là delle battute, veramente veramente bello. Cioè, il gusto è quello di seguire anche testa a coda, come in questo caso, più o meno, con risultati che non si lasciano pronosticare. Una cosa la dico, il Palermo qualcosa dovrà decidere di fare, perché il campionato al momento è deludente, lo è anche quello del Cosenza, ma i mezzi del Palermo sono tutt'altri, quindi io mi auguro che sia una bella partita e che vinca il migliore. Alberto? Ma io devo dire la verità, mi auguro che il Palermo dal San Vito esca con massimo con un punto, più, non più di questo. Lo dico con molta sincerità, io non credo che abbia questa grande... Cioè, ho visto un Palermo molto in difficoltà, al di là del cambio di allenatore, non è una squadra in grande forma. E, insomma, il Cosenza ha bisogno anche di punti, non dimentichiamoci, sta lottando per evitare i play-out. Ora, non so come andrà a finire, ma mi auguro che il Palermo più di un punto non riesca a prendere a Cosenza. Allora, chiudiamo con i messaggi, sì, ne sono arrivati uno, però, ti sì, prego, tanti, no, i principali. Chiudo veramente con uno, perché mi piace sempre chiudere con un tifoso del Catanzaro che vive lontano, e Tony da Chiavari che dice... Tony da Chiavari, deve vincere il mio Catanzaro a Modena. Approfitto per dire che già sono stati venduti 1000 biglietti di tifosi catanzaresi, tantissimi anche del nord per Modena Catanzaro, quindi la speranza è che ancora una volta il Catanzaro si faccia ben valere in campo e sugli spalti lontano dal Ceramo. Bene, siamo arrivati ai pensieri finali. Pensiero finale di Alberto Scerbo. Ma il pensiero finale è quello semplicemente di invitare la tifoseria a rimanere tranquilla e serena, perché non è successo assolutamente nulla dopo la sconfitta con il Como. Certo, non l'avrei detto la sera, questa cosa qua, la sera di sabato avrei detto cose completamente diverse, però poi con il senno di poi, insomma, e il campionato che è stato fatto è un campionato straordinario, i tifosi devono essere orgogliosi di questa squadra, di questa città, e poi orgogliosi di questo allenatore che onestamente ha fatto veramente un cambio di passo notevole, ha dato un cambio di passo notevole. Antonio Ciampa. E io ribalto il concetto e dico che però la città, i tifosi, l'allenatore e la squadra devono essere orgogliosi di questi tifosi, perché sì, onestamente non è normale vedere questa massa di gente che va in tutti gli stadi d'Italia, 2000 il giorno di Pasquetta a Parma, 1000 passa a Modena venerdì sera, tra l'altro scomodissimo, in una partita sostanzialmente ininfluente. Insomma, questo è il vero tesoro da proteggere per il Catanzaro. Fabio Mia. Sì, d'accordissimo, cerco di riportare a somma un po' quello che hanno appena detto. Forse è la cosa più bella che in questo momento abbiamo in questa città, la squadra, i tifosi, la società, e quindi godiamocela senza isterismi e andiamo a fare questi playoff. Io continuo a dire stavolta dal sapore dolce, perché gli altri sono stati amari. Sì. Approfitto per dire che Juve Stabia e Benevento hanno pareggiato, quindi se non sbaglio la Juve Stabia è salita in Serie B, una sorpresa, un campionato combattuto. E aggiungo una cosa, il Cesena ancora sta mettendo a repentaglio il nostro record. Beh, che speriamo dato tutti che... i risultati, diamo anche quello del posticipo di Serie A. Del posticipo, l'Inter ha ribaltato il risultato dopo essere passato in svantaggio al 95esimo con Frattesi, quindi Udinese 1, Inter 2. Posso dire una cosa? Prego. Inzaghi, Simone Inzaghi, grandissimo estimatore di Yari Van de Put. Detto tutto. Questa è veramente, come direbbe una volta, diceva una volta Mosca, è una bomba. Una bomba. No, una bomba. Non vuol dire nient'altro. O meglio, che diceva Biscardi delle bombe di Mosca. Devo dire, non più il pensiero finale, ma la bomba di Antonio. No, ma era soltanto un...
Amici comuni me l'hanno hanno riferito questa cosa. Fabio, pensiero o bombe ce l'abbiamo fatta in perfetto orario, siamo stati bravi, ci dobbiamo congratulare con tutti quanti in studio per aver rispettato in una serata così piena di diciamo di ospiti, argomenti, di ospiti, ce l'abbiamo fatta in perfetto. Sì, stavano ripartendo di nuovo i messaggi contro l'arbitro, però ci fermiamo. Amici hanno ripreso la storia di Padova e quindi abbiamo... non faccio nomi per privacy. Certo, certo. Abbiamo così concluso anche questa 35esima puntata della nuova stagione agonistica di RTC Catanzaro Sport. Vi ricordo le principali repliche sul canale 78 di RTC Telecalabria, a partire da quelle di domani, martedì, alle ore 14.30 e alle ore 23. Ricordandovi ancora che il programma potrà essere seguito sempre domani, con inizio alle ore 21, sulle frequenze radiofoniche di RTC Radio Catanzaro 88,5, 105 e 700. Ringrazio il collega Antonio Ciampa, presente questa sera. Grazie, grazie a voi. Grazie Antonio. I miei compagni di viaggio, Fabio Migliaccio ed Alberto Scerbo. Buonasera. Grazie Fabio, grazie Alberto. Buonanotte. Il nostro direttore di produzione, Manuel Soluri, estendendo naturalmente i ringraziamenti a tutti voi, gentili telespettatori, che mi auguro anche questa sera, spero avete avuto la bontà di seguirci, ai quali do appuntamento, sempre se Dio vorrà, a lunedì prossimo alle ore 21. Bene, buona serata e soprattutto buon proseguimento con i programmi di RTC.